Benvenuti in un nuovo video e oggi sono in full cam perché sono un po' emozionato. È arrivato il mio regalo da parte di Supercell per il mondiale di Pro Stars che si terrà dal 24 al 26 novembre. Troverete, penso, il 24 e il 26 la live sul canale Twitch di Fer, il 25 sul mio canale, ma ovviamente tutto l'evento lo troverete su event.prostars, che vi darà anche la possibilità di guadagnare le ricompense. Quest'anno è un pochino diverso perché dovrete seguire tutti i giorni per poter riscuotere tutte le ricompense, dato che alcune saranno esclusive appunto dei specifici giorni. La grande differenza che c'è rispetto all'anno scorso. Detto questo, ragazzi, Babbo Natale Supercell è arrivato ufficialmente a casa mia. Aspettate, l'ho sistemato qua accanto a me. Ta-da! Ragazzi, un mega pacco enorme. Un mega pacco, vabbè, suona un po' male. Allora, partiamo con ordine. Vi faccio vedere. Allora, la prima cosa è questa borsa incredibile, però qua partiamo soft e voi direte: se questa è la partenza soft, insomma, me coglioni. Allora, spostiamo leggermente il microfono si sposti, grazie. Allora, questa borsa è firmata Brawl Stars World Final, eccola qui, World Final 2023, e contiene, allora, due queste non so come possono chiamarsi bacchette, vabbè, quelle per fare il tifo, insomma, avete capito. Ok, questa col pollicione che tutti conosciamo sul sito event.prostars, e questa del pin, uno felice e uno triste, e vabbè, quello con gli occhiali. Poi abbiamo una luce, night light, faccio la luce per la notte, e questa ve la vado ad unboxare, se riesco, perché il cavetto, perché giustamente se no qualcosa si illumina, e ragazzi, è la coppa. Questa si illumina al buio, se avete paura del buio, questa fa per voi. Allora, ripiazziamola dentro la sua confezione. Poi, ragazzi, perché non è finita, la busta contiene questo portachiavi di Spike che non userò assolutamente, ma ragazzi ha una qualità clamorosa. Vi faccio vedere. Scusate, ma è tutta plastica lucida e fa un sacco di riflesso. C'è la faccia dello Spike e il cactus, quelli che lancia. Ma ragazzi, è di metallo ed è fatto benissimo, questo non oserei mai usarlo, perché non sia mai mi si sciupi una roba del genere, e infatti lo lascerò lì. E attenzione, per questa cosa mi alzo anche in piedi, vabbè, poi non c'è altro, comunque la busta è vuota. Ragazzi, dopo 3 anni ho ufficialmente una maglia con il logo di Brawl Stars. Dopo 3 anni che sono caster ufficiale, ce l'abbiamo fatta. Finalmente un applauso a noi. Ragazzi, eccola qua, la maglia Brawl Stars Championship. Vabbè, anche lì potevano mettere tipo World Final, ma ci accontentiamo, va benissimo. Puntava ad avere una maglia con il logo di Brawl e ce l'abbiamo fatta. Come mi hanno ricordato alcuni, c'era anche la maglia dei Bad Random, quella dell'anno scorso del Mondiale a Parigi, ma io cercavo proprio una maglia con il logo. Detto questo, allora ripiego al volo. Siamo arrivati al dunque, perché ragazzi, questo video sarà clamoroso. Allora, da qua, se io faccio vedere da dietro, voi capite esattamente che cos'è. E voi direte, ci sono gli spallacci, qua non so come si chiamano, è uno zaino. Ed effettivamente, ragazzi, ci hanno mandato lo zaino brandizzato World Final 2023. Ma di cosa stiamo parlando? Ragazzi, questo prodotto, oltre ad essere gigante, perché insomma, vedete, io ho la testa abbastanza grossa, ma questo qua è enorme. Oltre ad essere letteralmente clamoroso, che poi può fare anche come borsa perché è di lato, al suo interno ha qualcosa di ancora più clamoroso. Allora, sopra ha una retina che può essere usata per metterci qualsiasi cosa. Qua è chiuso, non si può andare sotto, e c'è la chiusura, questa qua, che tirate e chiudete. Già questo comunque è un concept design molto figo. Si apre laterale, perciò da qua. E attenzione, perché già qualcosa stava scappando. Allora, partiamo soft con... ci sono 3 cose dentro questo zaino. Una, questi qua, penso che per quelli più svegli si saranno accorti che questi qua, ragazzi, sono le ricompense che ci sono state date durante le finali mensili. Sono pin, graffiti, insomma, cose incredibili che ci sono state date sul sito event.prostars. Ce le hanno messi sotto forma di spille.
anche queste metalliche, clamorose. Ma andiamo crescendo, perché la prossima cosa è una cosa che personalmente io non ho mai visto, ovvero la statuetta di Edgar. Allora, per l'occasione, dato che siete voi, questa ce l'andiamo a unboxare, nel senso, ovviamente non aprirò proprio la confezione, ma almeno la carta la togliamo, tanto questa non ci serve. E magari ci riesco, perché... Ok, questa la togliamo così la possiamo vedere, tanto poi finirà nella collezione. Ragazzi, ammirate la statuetta di Edgar, bellissima, oltretutto con tutta la scatola brandizzata, guardate qua, spettacolo. A quanto pare l'Edgar è il protagonista delle World Final, vi ricordo l'anno scorso io ho la sciarpa di questo simpatico amico qua, e adesso c'ho anche la sua statuetta. Ma l'ultima cosa, questa ragazzi è la cosa che mi ha stupito di più. Allora, da qua vedete un pugno che potrebbe essere chissà cosa, non so se avete capito, ma ragazzi, questa ho l'onore di presentarvi la giacca, ragazzi, del mondiale. Non so se ci rendiamo conto di cosa abbiamo davanti, ma aspettate, perché non è finita. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Oltretutto, finta pelle sui lati, bellissima. E dentro, aspettate, probabilmente la andrò a mettere, perché insomma, cosa faccio se non sono in video per niente. Tutto tessuto liscio, ragazzi. Ci andiamo a mettere, tanto anche se ho una felpa sopra per niente. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? È bellissima, oltretutto calza benissimo. Vabbè, mi avevano chiesto una taglia prima, infatti erano stati un po' molesti quelli di Supercell, stava bollendo qualcosa in pentola ma non ci avevano detto niente. Ma ovviamente, ora aspettate, ci provo a farvelo vedere anche dalla mia visuale. Penso che, ok, si sia visto, ragazzi, clamoroso, veramente clamoroso, ed è bellissima, morbidissima, fatta benissimo. Non so che altri commenti positivi dirvi, perché è tutto positivo. È stato un regalo clamoroso, e vi ricordo per il mondiale appunto, che sarà dal 24 al 26. Oltretutto vi ricordo anche il codice PlayerD, perché ok che stiamo unboxando cose, ma tanto è tutto a tema Supercell e Brawl Stars. Sapete che forse... Facciamo una cosa. Ragazzi, ero troppo curioso, dovevo aprirlo. Ce l'abbiamo, vediamo un po' se... Da che parte... Ah, ci hanno messo pure lo scotch, ammazza. Manco Alcatraz, ce la facciamo? Ah, c'è pure la base. No, beh, ragazzi, è clamorosa. Allora, abbiamo la base con la stella di Brawl, bellissima. E ragazzi, la statuetta ha dei dettagli che non hanno senso. Oltretutto è proprio impacchettata. Cioè, ma guardate, guardate il livello di accuratezza di questa statuetta. È letteralmente l'Edgar. Con la maglia dei Bad Random, giustamente, con il loghino e il dietro. Cioè, di cosa stiamo parlando? Spettacolare, spettacolare, quasi al livello di questa giacca, che vabbè ragazzi, la giacca non ha senso. Io per questo video unboxing direi che è tutto, ci siamo pure spacchettati l'Edgar, che non era manco previsto, ma va bene lo stesso. Da Supercell è tutto, noi ragazzi ci vediamo al prossimo video.